Ciao Caterpie, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi andiamo a vedere un mazzo diverso dal solito, ma che mi avete chiesto. Non mi ricordo chi di voi mi avete detto: Ale, ma mi fai un nuovo endlock? Ale risponde: sto parlando di Malamar VMAX. Prima però, sigla. Bene ragazzi, voi chiedete, Ale risponde. Con questo Miss Magius Malamar VMAX voglio farvi vedere un nuovo endlock, per cui avete l'album, la collezione, il raccoglitore pieno di Malamar e non sapete che cosa farci. Piuttosto che accendere il fuoco, vi consiglio di dare un occhio a questo Malamar Miss Magius. Qual è l'idea? L'idea è sfruttare lo stesso mazzo con un motore molto simile a quello che era il vecchio endlock, quello che veniva fatto con il Duskmoon e Trevenant. Faceva sparire due carte, ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate, guardate i video, lo trovate nel canale. Questo Malamar fa una cosa simile, 180 con 3, guardi la mano dell'avversario, gli scegli una carta e la metti in fondo al mazzo. Per cui la strategia del mazzo cos'è? Cercare di tirare su un endlock. In che modo? Vogliamo fare assolutamente, primo turno, Malamar Energia, secondo turno, Malamar VMAX Energia, Counter Gain. Perché? Perché con i Miss Magius che abbiamo sacrificato attiviamo anche il Counter Gain oltre a pescare. Cosa fa Miss Magius? Lo possiamo bellamente suicidare per pescare fino ad avere 7 carte in mano. In questo modo, oltre a far girare il mazzo e quindi prendere tutte le carte che potrebbero servirci, andiamo sotto di premi per attivare il Counter Gain. L'unica supporta che abbiamo al mazzo è green. In questo modo sto cercando anche di far vedere se un mazzo green può dire la sua. Ovviamente non mi aspetto che il mazzo venga a essere competitivo. Io l'ho giocato online e ogni partita che ho fatto contro Pika Chrome le ho prese di santa ragione tutte. Le altre però mi sono anche divertito, soprattutto vedere mazzi come Blacephalon e Mewtwo che rischiano di quittare il tutto a un momento all'altro da soddisfazione. Di cosa è composto il mazzo? 4 tesori misteriosi, 4 quick ball, 4 baston, insomma vogliamo tirare fuori il Miss Magius. Doppio evolution in chance, perché? Perché il Malamar VMAX di fatto è un'evoluzione, per cui possiamo andare a recuperare. Nulla di quello che c'è nel mazzo non può essere preso con la green. A livello di fattore di disturbo, 4 desert stamp. Voglio dare fastidio al mio avversario, voglio spaccargli la mano. Perché? Perché se gli spacco la mano e con il Malamar gli faccio sparire le carte, 4 chip chip. Voglio andare a controllare la pesca dell'avversario. Perché ci sono queste carte, non ci sono orbito e altre cose, raga? Non voglio Pokémon con abilità in mazzo, perché altrimenti non potrei usare green, che è la nostra base, insomma, del mazzo. 8 energie con 2 energy spinner, forte il fatto che comunque possono le prendere, e 2 power plant, perché le power plant voglio bloccare Euricorio, voglio bloccare Dedenne, voglio bloccare qualunque cosa di bloccabile, tanto io abilità non ne ho GX, per cui stica. E questo è il mazzo, molto semplice in realtà. Miss Magius muore, Malamar attacca. Semplicissimo, raga. È un endlock. La partita finisce in 3 turni. Riusciamo a fare l'endlock, l'avversario non ha nulla? Benissimo, non ce la facciamo, via, fuori e sotto un'altra. Per cui andiamo a vedere quante e quali volte riusciremo a fare questo endlock e bloccare l'avversario con qualche bella partita. Ciao Caterpie, questo canale è sponsorizzato da Po Town Store, il negozio numero uno al mondo per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili online. Su questo sito potete trovare tutti i codici che ci sono in circolazione, dalle buste di espansione fino ai materiali promozionali, ma la cosa migliore è che vi arriveranno tutti immediatamente via mail, non dovete aspettare un secondo dopo l'acquisto. In più, con il codice sconto AICATERPIE avrete diritto al 5% di sconto su tutti i materiali da voi acquistati. Cosa state aspettando? Scegliete subito Po Town Store. Via! Si parte sotto con la prima partita, subito un bel Pikachu. No, non è vero. Sono abituato a vedere Elettro, pensavo tutto il Pikachu, ma in realtà Elettro potrebbe essere anche veramente un Dedenne, no? Il mio avversario perde e fa iniziare me. Cioè vince e fa iniziare me. Interessante. Dunque. Allora, ora come ora l'unico mazzo che potrebbe pensare di fare in serie gli altri è un Blacephalon. Allora, non ho green, ma tutto sommato non è una brutta mano. Perché? Perché ho la quick ball e l'energia. Per cui teniamola, portiamo a casa. Vediamo cosa ha il nostro avversario. Dragapult! Va bene.
contando che Malamar è di tipo buio. Vediamo un po'. Quick ball. Scarto uno. Prendo Malamar. Energia. Allora, ragioniamo. Mi aspetto di subire il KO questo turno? Figa no, 30 danni, dovrebbe giocare 3 zigzagoon per ammazzarmi. Facciamo così, va. Giustamente dite, ma perché rischiare? Ale, Ale, tu che sei un folle, perché rischiare? Evolvi sto Miss Magius. E sapete cosa vi dico? C'avete ragione, ragazzi miei, c'avete ragione. Allora, Malamar B-Max, so che sembra strano. Uno pensa a Malamar, pensa, sì, è psico, quello che recupera l'energia, eccetera. No! Ale, ti aspettavi l'energia? Il Crashing Hammer? No. No, non me l'aspettavo il Crashing Hammer. Ebbene, no, non me lo aspettavo il Crashing Hammer. Anche se è vero che adesso li gioco anche io, Crashing Hammer e Dragapult, per cui... niente, Crashing Hammer fa male. Raga, Crashing Hammer fa... Ale, quanto ci sei rimasto male da 1 a 10? Guarda, Johnny, una scala da 1 a 10 direi 15. Sì, penso di esserci rimasto male 15. Ma perché? Cosa è successo? Niente, mi ha fatto il martello, quindi non ho potuto attaccare. Mi ha tirato fuori il mio Dialola e mi ha fatto fuori il mio Miss Magius. Dai, fate sé, ditemi che vi aspettavate Meo Dialola in questo momento che mi facesse fuori il Miss Magius. Dai, ditemi che vi aspettate. Dai, perché pieno così, no? Di Dragapult perché gioca al Meo Dialola. Io niente, cioè, spero di top deckare il green o altrimenti qui è finita. Perché con la green posso prendere tesoro misterioso e nero pietra e sperare di pescare il resto. Mamma mia. Che male. Quick ball. Daniel, quante belle carte dorate che c'è nel mazzo, dai. Scoop up net. Tesoro misterioso, direi il B-Max. Brutto questo. E che ti devo dire? Complimenti, amico mio. Hai... Martello. Certo. Testa. Perché questo gioco non è assolutamente fatto bene. Non è assolutamente vero che escono due teste e due croci. Raga, diciamo che la partita non è andata esattamente come mi aspettassi. Non è andata proprio esattamente come... Cioè, poteva andare bene. Ma no. Ma no, va bene. Mettiamo da parte. Non è successo niente. Dai. Andate avanti. Non è successo niente. Non avete visto niente. Dicevamo, sempre contro Daniel. Oddio mio, ma ha già portato male il primo Daniel. Vabbè, vediamo il secondo Daniel come va. Vinco il lancio di moneta questa volta. È quello che mi ha fatto perdere. Dunque, Malamar.
La partita di Malamar non è un vantaggio perché sono completamente soggetto. Ok. Ok, ok, ok. Dunque. Questa la metto qua. Questa posso anche giocarla. Quello se esce testa non posso giocare addestramenti. Va bene, allora cosa mi serve? Questo va via. Mi serve l'energia. Se non è chiedere troppo, vorrei un'energia. Vabbè, è arrivata l'energia. Energia. Questo lo gioco, mica che poi non posso più giocare. Io non ho idea di contro cosa sto giocando, nel senso che questo Psylac non mi è completamente nuovo. Mi sembra che l'altro giorno in live me ne stavate anche parlando. Mi sembra che sia quell'annuno che vuole arrivare a tante carte in mano. Mi sembra. Professor Elm, cosa vuoi prendere con Professor Elm? Cosa giochi? I piccioni, tipo? No, i Salandit, ci sta, tanto sono comunque energie fuoco da scartare. Ditto, Salandit, Psyduck, Edeich, Croce, posso usare le trainer. Gentile da parte tua. Metto giù Mistrabus. E visto che posso usare le trainer, spero che vi dico io, questa me la vado a prendere. E anche questo. Non questo, il primo turno libero che ho per fare le reset stamp di gioco. Io gioco 4 reset stamp, per cui chissà che fosse un po' di fastidio e scatagna. Attacco, 180, mi faccio sparire le carte, vediamo che cosa ha in mano. Una ceppa di nulla. Stavate che c'è altro. E invece no, il mio non c'ha assolutamente niente. Facciamo così. Il mio non ha nulla, è al top deck. Vediamo quanto sarà forte il top deck del mio avversario. Allora, se non pesca, ha top deckato Will. Per cui almeno se un altro so cosa ha pescato. Non posso usare addestramenti, va bene. Ah, proprio trainer, che forte. Sì, non mi ricordo da chi me ne aveva parlato di quello Psyduck, però... Vabbè. Buono. Raga, finisco un attimo le partite, finisco un attimo. Dai, su, continuiamo. E Electrifier, fire. Ok, bella. Let's go! Vinco il lancio di moneta. Malamar energia. Malamar energia. Raga, Malamar energia. È tutto quello che voglio da una partita. Certo, se questo evita di farmi martello preferisco, però in generale Malamar energia. Sono contro Girachi. Spiritomb Jinx. Ce la posso fare. Questa ce la posso fare.
perché già posso fare, perché Speedo non è che mi aspetta di faccia chissà cosa, sinceramente. Tra l'altro, che cosa fa Malamar? Chiamo davanti uno e gli faccio 30. Ci piace anche questo. Ha scattato Giraci, che enorme errore, che enorme errore. Ok. Ecco, se adesso eviti per favore di tirarmi giù una research, preferisco. Siamo tutti contenti. Easy. Ah, vai. Cosa due smash, no, uno smash. Quick ball. Chissà se gioca Dedenne quel mazzo. Non so, non aspetterei di Dedenne dentro. Wing Sprite. Danno. Niente supporto, niente supporto, niente supporto. Il KO non era previsto. Però posso andare a prendere. Uno. Sì. Rage quit del mio avversario fra 3, 2, 1. Chip chip, quante belle carte, toppiate un sorto. Vediamo che cosa ha in mano il mio avversario, no? Un altro posso vedere in mano, caspita. Viene energia. Viene energia, mica che poi mi attacchi, lasciamo stare, va? Via. Buono. L'energia è effettivamente buona, così evito anche di sprecare una green per quello. Quick ball. Ha due boss holder in mano, per cui ho quasi in mente che cosa scatterà. Per andare a prendere. Purtroppo non avevo neanche modo di andare a usare la un altro spirito. La power plant per un eventuale dead end, cosa che comunque non mi aspetto. Niente supporter, niente supporter. Vuoi play? Ragazzi, abbiamo di fronte un Ike Caterpie particolarmente antisportivo. Io lo riporterei. Ora, end lock, totale, completo. GG. Green, ho due chip nei premi, molto male. Doppio chip nei premi, molto male, raga. Ma io sono così fortunato a tirarlo fuori. Tre. Via, fuori. Chip. GG. Vediamo se la segna o meno. Allora, se la segna per me è positivo, perché posso fare un altro mismagius, dargli una carta che comunque verrà fatta sparire. Non la segna. Chip. Bel pazzo. Tieni pazzo. Green. Che cosa mi dà green? Green mi dà... C'è un'altra green? Sì, c'è un'altra green. E. Counter gain. Sì, perché il counter gain? Perché mi serve una carta da scattare.
180. Via sotto al mazzo queste skateboard. Cip cip. Peccato. Peccato, 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 niente chip chip. Però vabbè, diciamo che la partita si è messa decisamente bene, per cui forse posso anche farne a meno. Tra l'altro non penso che lui abbia neanche lontanamente la possibilità di mettermi KO questo. Ma alla fine, cosa fai? Sono 100, sono 220 danni. Neanche lontanamente. Oh oh oh. Green per 1. Vado a caricarmi anche il secondo Malamar. Se vi state chiedendo perché, la risposta giusta è perché no. Non ho una chip chip, però zero carte in mano, un Pokémon attivo con 10 di vita. Chip chip. 4 chip chip, 2 nei premi, va bene lo stesso, si vince comunque. Continuo, 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 continuo. Ora, come potete vedere, la strategia del mazzo è abbastanza semplice. Devo fare l'handlock. Devo fare l'handlock, devo cercare di dare fastidio al mio avversario, fin da subito, se possibile, facendogli sparire carte e controllandogli la pescata. Questa è la strategia, penso, di qualunque handlock, ovviamente, no? In questo caso decidiamo di farlo col Malamar. So che abbiamo perso l'unica partita in cui il mio avversario aveva anche debolezza a buio. Però, vabbè, ha un Dragapult, Kinzer, martello. Dragapult, Marni, martello. Era particolarmente complicato uscire. Allora, perdo il lancio di moneta. Perdere il lancio di moneta è molto brutto. Ma vabbè, ma il mio avversario mi lascia partire, per cui è meno brutto. Malamar energia, Malamar energia. Manca la green, però vabbè, penso di essere contro un Blastifalon, sinceramente. Energia dietro. Contando che ho la Duskstone, io in realtà non voglio giocare nulla. Potrei mettere in panchina un altro Misdravus per stare più tranquillo in realtà. Sì. Perché? Perché non, al di là dei tipi che mi mostra il gioco, io non so se il mio avversario gioca Fione o meno. Non dovrei saperlo, almeno quanto bene. Per cui, dato che non so se il mio avversario gioca Fione o meno, cosa decido di fare? Andare sul sicuro. E mette giù un altro Mistros. Sì, che la Blastifon l'avevo quasi immaginato. Perché l'avevo quasi immaginato? Vabbè, mi ha fatto partire. Oricorio. C'è la Power Plant. Fire Crystal. Sonia. Sonia. Sì. Ok, non era esattamente atteso. Sonia. Però vabbè. Va bene, allora sono pronto a fare il mio Duskstone. Ho solo due Miss Magius. Mm-hmm. Acro, vediamo se trovo un'energia. Sì. È una carta in meno che mi devo andare a procurare. In questo modo, da un eventuale green, devo tirare fuori soltanto una carta. Miss Magius. Allora, non ho trovato green. Ho trovato qualche reset stamp, però. Ne ho solo una.
Dai, 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 dai. Vabbè. Vabbè. Sì, cioè triple resin stamp, doppia duskstone, non erano esattamente le carte che avevo chiesto per Natale, però vabbè. Il weather con le energie ce li ha. Scoop up net per l'altro Jirachi. Pure la fare i Flint. Quanto è bella la differenza tra un mazzo che riesce a subire reset stamp e trovare tutto di quello di cui hai bisogno, e un altro mazzo invece che si ritrova con due mismatches nei primi e che nei due mismatches che gioca riesce a trovare tre reset stamp, due energia e due Duskstone. Ok, ho bisogno di 7 energie per fare il capo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho 8 carte in mano. Hai 7 energie su 8 carte? Ah. Della serie, questo gioco è fatto bene. Ho pescato il quarto reset stamp. Ho pescato il quarto reset stamp. Va bene, guarda, fai di me quello che vuoi. Allora, questo matchup di per sé non è brutto, anzi, al contrario, è un ottimo matchup. Montate il mazzo, fate più partite, ve ne renderete conto anche da voi. Perché dico che è un ottimo matchup? Perché quello di cui si ha bisogno è sostanzialmente vedere una green. Con una green si riesce a dare il via un po' a tutto il resto. Power plant in gioco per bloccare il liquorio e la chip. In questo modo si controlla la pescata e con tutti i reset stamp si blocca il gioco all'avversario. La safe è uno di quei mazzi che può essere facilmente bloccato in questo modo. È anche vero che se il gioco è così grande da farti vedere 4 reset stamp di fila. Penso che accetterò la sconfitta e me ne andrò in silenzio. Penso comunque in queste quattro partite di avervi fatto. Lui adesso mi fa il KO, sono tre premi. Se gli do il KO, è stato un babbazzo a mettere giù quel Blastseifo, però comunque c'è il scoop-up-net. Blastseifo è un GX penultimo premio. Quindi tiro adesso le mie conclusioni. Penso in queste partite di avervi fatto vedere un po' quali sono i punti di forza e i punti deboli del mazzo. Punti di forza, il fatto che nel momento in cui gira, se gira, il mazzo tira fuori un ottimo potenziale. Punti deboli, ha bisogno comunque di due energie assegnate e deve vedere le green. Come tutti i mazzi di questo genere, comunque siamo limitati da questa cosa. Ovviamente, la green. Vediamo se vale la pena provarci. Allora, vediamo se vale la pena provarci, in che senso? Nel senso che gli do una carta. Se lui trova un'energia o un modo di tirare fuori un'energia, finiteci. Devo sperare che non trovi nulla su una carta. Questo
Ma no, che io comunque non ho più energy spinner, per cui dovrei andare. Ha trovato lo switch, vabbè. Dovrei andare, dicevo, comunque a Acrobike per cercare di tirare fuori energie. Ovviamente fa il cristallo. Welder assegna una, probabilmente soltanto perché è la ricerca di energie, o meglio ancora, devi fare crystal per fare il KO. I Jirachi sono un po' l'unica arma a disposizione del vostro avversario, indipendentemente dal mazzo che usa, un po' l'unica arma per darvi fastidio. Perché? Perché lo Zacian non vi dà fastidio, perché il turno termina, ok? I Jirachi sì, perché è una cosa che fa durante il suo turno, e se pesca bene può essere deleterio. Allora, ottimo, aver pescato l'energia. Non posso, ahimè, controllargli la pescata, però... Reset stamp da 1, che diventano 0. E ci si prova, raga. Cosa c'avevi in mano? Una flint. Antipatico, via. Ok, l'energia non mi servirà più perché stavo praticamente avanti fino alla fine. Io purtroppo non ho grid. Gioca una stadio quel mazzo, gioca una stadio, una stadio, avevi 36 carte rimaste nel mazzo, non puoi aver pescato la stadio. Va bene, va bene, legit, legit, skill. E va bene, questo è il mazzo, questo è il mazzo, è un endlock, spero che l'endlock si sia visto. C'hai una stagione di varietà. Niente, dicevo, questo è il fatto del mazzo. È un modo alternativo di giocare un endlock. In questo caso con Malamar VMAX, l'abbiamo visto. Matchup positivi e matchup negativi. Pika Chroma è decisamente negativo perché riesce a farti tanti danni. Si carica da solo, qualcosa che non riesce a fermare. In teoria ADP Blacephalon e Dragapult non dovrebbero essere così male. So benissimo che in questo video ho preso mazzate sia da Blacephalon che da Dragapult, ma provatelo, non è così male come sembra, ve lo assicuro. E per concludere, spero che il mazzo vi sia piaciuto. Così fosse, raga, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto col prossimo video e tutte le serie in live su YouTube. Ciao, Caterpillar!